Allora, mentre mi preparo una tisana, andiamo a fare un tutorial insieme. Me l'avete chiesto, un tutorial con le paste polimeriche, dove realizziamo insieme degli orecchini stile lana. Vediamo cosa ne viene fuori. E spero che vi piaccia e continuiamo così. Intanto la tisana è pronta. Allora, andremo a realizzare degli orecchini tipo questo. Intanto la mia lavatrice, la mia lavastoviglie si mette a scaricare proprio adesso. Andremo quindi a realizzare degli orecchini sul fare di questo. Quello di cui avrete bisogno sarà pasta polimerica, un cutter, io scelgo questo, però potete scegliere quello di qualunque dimensione. E ho scelto anche questo secondo cutter tondo per fare il perno, tanto mi sto accorgendo che c'è anche una cosa qua che dà fastidio. Allora, prima di tutto sono andata a creare quello che è il mio colore. Questo non è un colore originale, l'ho creato attraverso del blu, del bianco e un pochino di giallo ed è venuto fuori questo turchese, che è diverso ovviamente da questo, perché questo è un pelino più scuro, anche se voi adesso lo vedete praticamente uguale. Quindi la mia pasta che ho condizionato l'ho divisa a metà circa. Una parte l'ho utilizzata per la base, che, con la quale praticamente ho realizzato una sfoglietta circa da 1 mm. E con quell'altra andrò a fare il filo della mia tessitura. Quindi con la seconda parte della pasta andrete a creare dei fili più o meno di 1,5 mm. Una volta che avete dei fili lunghi, li tagliate circa 5 cm e li accoppiate, quindi questo andrà a fianco di questo e farete delle coppie. Adesso arriva il gioco del filato. Allora, questi due fili dovrete avvolgerli in su, quindi facendo questo movimento. Questi due fili invece dovrete farli con questo movimento. E voi direte, vabbè, non viene la stessa cosa? No, perché per poter ottenere questo tipo di lavorazione, se non fate questo movimento con un filo e questo movimento con l'altro, non vi potrà mai venire la cosiddetta treccia. Quindi vediamo. E quindi, se lo metto a fuoco, abbiamo le nostre due trecce, cioè i nostri due torchon, si chiamano così, che avvicinati daranno origine alla vostra treccia. Vedete? Questa è la vostra treccia che adesso andremo ad applicare sulla pasta. Ok, quindi andrete ad appoggiarle alla pasta, in modo tale che questa sia aderisca, ok? Poi la parte finale ovviamente non la butterete perché alternando queste trecce verrà fuori, quindi coprendo questa parte di pasta, verrà fuori poi tagliata con il vostro cutter, verrà fuori l'orecchino. Adesso finisco. Allora, una volta che avremo coperto tutta la nostra superficie, io mi sono fermata qui per dovere, fra virgolette, di editazione, prendiamo il nostro cutter. Quello che volete voi, la forma ovviamente che volete voi. E andiamo a. Io faccio così. Circa, vediamo di scegliere la posizione ideale. Ok, questo e vado a tagliare. E quindi una volta tolto quello che è l'eccesso e catterizzato, si dice, boh, non lo so, attraverso appunto il cutter, questo è l'orecchino finito. Finito ovviamente prima di cuocerlo. Lo cuoceremo, lo bucheremo e lo indosseremo. Però questa parte non ve la faccio vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!